Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark dei Nerdy Shonan e oggi cominciamo un qualcosa a cui io tengo, ovvero un gameplay su Dragon Age Inquisition, gioco a cui ho giocato abbastanza comunque, gioco che mi è piaciuto molto e che purtroppo è passato abbastanza in sordina per la qualità che secondo me ha come gioco. Mi interessava farlo come gameplay semplicemente per il fatto che mi piace molto e mi sarebbe piaciuto condividerlo assieme con voi, a voi, sul mio canale. Comunque andiamo a farci nuova partita e andiamo a vedere un po' cosa succede. Diciamo, un'esplosione ha colto quella specie di monastero, è andata addosso a quel monastero. Allora, qua come vedete possiamo scegliere la razza del nostro personaggio. Diciamo semplicemente che il personaggio che inizialmente avevo scelto io sarebbe l'umano. Volevo inizialmente fare un elfo guerriero. Il problema è che facendo un elfo le capigliature da elfi fanno veramente schifo. Nel senso, non ci sono capigliature, le capigliature sono le stesse se non sbaglio. E comunque per fare un elfo che comunque dovrebbe essere abbastanza aggraziato, così non viene secondo me molto bene fare l'elfo. Il nano potrei provare a vedere, anche se non è detto. Però potrebbe magari interessarmi, non lo so. Però penso che alla fine non farò il Kunari, ma farò l'umano. Andrò sul semplice, andrò sullo stereotipo, perché il Kunari praticamente è un satanasso e contando quello che saremmo noi sarebbe un po' contrario. Però sarebbe è anche figo. Lo stesso Shaka, il mio amico, lui aveva creato appunto un personaggio che era un Kunari col barbone, che sarebbe il capo poi dell'Inquisizione. Come vedrete andremo poi a vedere. Comunque io direi andare sul semplice, fare l'umano e vediamo un po' cosa verrà fuori. Questa volta invece possiamo scegliere la classe. Classe che c'è tra ladro, arciere, arma due mani, arma e scudo e mago. Allora, possiamo anche dire che tecnicamente i ladri, come c'è scritto sotto, dicono appunto, fanno le descrizioni. Io di solito, nel senso, il ladro alla fine è diviso in due armi. Io preferisco avere dei ladri nel party dei personaggi con un ladro arciere, che è quello che ci viene dato. Infatti da subito avremo un party che sarà composto, quindi la scelta ricade molto semplicemente sul guerriero arma due mani, ovvero il DPS, ovvero quello che fa più danni e quello che in teoria può prendere altri colpi. E tecnicamente abbiamo il guerriero arma e scudo, che tecnicamente è il sarebbe il tank. E io direi che per quello che può interessarmi sono molto e dico molto contrastato nell'essere un guerriero arma e scudo e un guerriero arma due mani. Quindi allora inizialmente lo so che sarebbe anche sbagliato, però proverò a fare arma a due mani che fa un sacco di danno e all'inizio può essere utile. Poi nel caso potrei variare e crearmi un personaggio con spada e scudo, cioè arma singola e scudo. Però al momento direi che potremmo andare arma a due mani. Difficoltà, voglio provare qualcosa di diverso, visto che avevo giocato a difficoltà normale. Proverò a difficoltà non incubo, perché è un po'... Per masochisti che vogliono cimentarsi in un'impresa ai limiti dell'impossibile, faccio difficile. Andiamo a posto così, per me non è un problema. Difficile sarà la difficoltà a cui giocheremo. Ripiglio personaggio è tutto ciò. In quanto membro della nobile casata Trevelyan, sei cresciuto nella città di Ostwick, nei liberi confini, in mezzo a daghi e privilegi. Dal momento che la tua famiglia è strettamente legata alla chiesa e che molti dei tuoi parenti sono sacerdoti o templari, tutti si aspettavano che seguissi una strada simile al servizio del creatore. Senza badare ai tuoi desideri personali. Volente o nolente, sei stato inviato al conclave della chiesa per assistere alcuni tuoi parenti incaricati di cessare le ostilità tra maghi e templari. Una missione finita in tragedia. Allora, importa assetto del mondo. Vuoi importare un assetto del mondo personalizzato da Dragon Age Keep? E gli diciamo puntualmente di no. Assetto mondo predefinito. E appunto adesso vedrete cosa è accaduto. Quell'esplosione di prima. Adesso vedrete, non abbiamo ancora creato l'aspetto del nostro personaggio. Comunque, al momento
il nostro personaggio si sveglia in questa coltre nebbiosa e sembra che sia successo qualcosa comunque di grave. E ve lo dico già, adesso si avvia la vera e propria creazione del personaggio e ve lo dico, non è niente assolutamente di che, è abbastanza easy e poi soprattutto diciamo che non è proprio così, così bella, magnifica. Comunque ci metterò un po', creerò il mio personaggio. Come si può vedere, i capelli non sono un granché, quindi a livello di capigliatura dovrò accontentarmi un po', però cerchiamo di trovare un buon una buona via di mezzo possibilmente, perché altrimenti qua penso che andrò su questo. Quindi il personaggio dovrebbe essere... è quindi, in fin dei conti, questo. Continuiamo. Andiamo appunto... Allora ragazzi, ho ricreato nei minimi dettagli, e se ho sbagliato qualcosina, capita, il personaggio che avevo creato prima, perché sono uscito da sbaglio. Quindi ho ricreato il personaggio, direi che possiamo avanzare. Diamo un nome al mio personaggio. Direi che il mio personaggio... gli diamo un altro nome. Direi che possiamo chiamarlo come il mio buono vecchissimo Darren, che avete vissuto anche in Dark Souls 3. Quindi direi che può farsi il suo viaggio pure qua, di nobili origini. In teoria sarebbe vecchio, però ugualmente. Quindi abbiamo Darren. Come vedete, il mio personaggio è perplesso un po', mi è venuto con la faccia perplessa. E ci troviamo in questo, diciamo, fumo nero. Cioè, un attimo, e vediamo una figura luminosa sopra di noi. Veniamo inseguiti da queste creature che sono dei ragni messi a degli scarafoni corazzati. Fanno un po' schifo, però. Non so se avete notato, ma dal nostro braccio sinistro esce qualcosa di verde. Un qualcosa di molto interessante che vedremo sicuramente approfonditamente. Ed eccolo qua, ci siamo svegliati, abbiamo questo coso verde che ci sbrelluccica dalla mano e ci svegliamo, siamo legati in una cella. Mi sarei spaventato pure io a vedere la mia mano illuminata di verde. Tell me why we shouldn't kill you now. The Conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. Ed ecco qua. Allora, chiaramente possiamo rispondere in vari modi e quella che ci sta interrogando è Cassandra. Cassandra è un membro dell'Inquisizione, chiaramente io so già chi è, e l'altra invece è una spia, che al momento mi sfugge il nome. Però cosa c'è di particolare? In pratica noi siamo spuntati da questo posto, sono morti tutti tranne noi. Quindi ci dicono, sei stato tu, avete letto anche voi, avete ascoltato, comunque dovremmo dare una risposta. Chiaramente ogni risposta può portare a altri dialoghi o cose così. Giustamente qua io direi... È orribile. È orribile. What do you mean everyone's dead? Explain this.
I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! We need him, Cassandra. Esatto, e queste sono le risposte un po' più, diciamo, sono quelle che danno un po' più importanza, che forse ci, anzi, senza forse, diciamo che ci dipingono la nostra personalità nei confronti anche dei vari altri personaggi e ci fanno vedere sotto una luce diversa. Ad esempio, tutta quella gente, saremo un po' dei piagnoni, appunto, c'è la cremuccia, liberatemi il personaggio forte, cazzuto, non riesco a capire uno che è confuso e adesso uno invece che è forte. Io al momento, se fossi io lì, diciamo che risponderò per la maggior parte delle volte come risponderei io in una situazione del genere, quindi direi in questo momento sarei confuso pure io, nonostante tutto, non riesco a capire. I don't understand. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me, and piacere. Then a woman. A woman? She reached out to me, but then ovvero si sta riferendo alla figura luminosa che abbiamo visto in precedenza. I will take him to the rift. What did happen? It will be easier to show you. E adesso appunto vedremo cos'è che è qual è la situazione e che cos'è successo. We call it the breach. It's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift. Just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Al momento sembra quasi palese che il nostro marchio sia legato a Kuvarko. And it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. Indaga, la chiave di tutto? Mi ritieni colpevole? Al momento io chiederei la chiave di tutto, poi bisogna vedere. You say it may be the key. To doing what? Closing the breach. Whether that's possible is something we shall discover shortly. It is our only chance, however. And yours. E diciamo che questo mi dà la, appunto, io lo sapevo già, ma mi dà la conferma appunto che il nostro marchio permette, nel caso, di chiudere questi varchi. Varchi che sono abbastanza pericolosi per il nostro mondo, poiché permettono di, l'ingresso, nel nostro mondo sempre, di particolari demoni. Demoni che arrivano da un'altra dimensione, appunto. Io, giustamente, in questo momento, se fossi in questa situazione, forse lo ripeterò spesso, se posso aiutare, lo farò. I understand. Then I'll do what I can, whatever it takes. Chiaramente, noi non siamo come una persona che è nata in questo momento, quindi siamo persone, comunque, che sono già di questo mondo, sanno come funziona, quindi anche se siamo membri della corte, comunque, anche se siamo comunque di questo mondo, dobbiamo far capire che già qualcosa la sappiamo. Divine Justinia, head of the Chantry, the Conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like the sky. But we must think beyond ourselves, as she did. Until the breach is sealed. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me?
come avete potuto leggere prima, chiaramente questo, questo momento funziona come da funziona da tutorial. Infatti vedete, possiamo spostarci, cosa fare. Vabbè, ci dice anche dove andare. In sostanza però, dove si erano riuniti e dove c'era la, la Santissima, diciamo che un secondo, c'è dalla mappa, diciamo che noi abbiamo interrotto, diciamo, come un una sorta di meeting di pace, se si può riferire con un termine più moderno, tra i membri dei capi dei Templari e i capi a loro volta dei maghi, che sono in costante lotta tra loro. Giustamente si erano riusciti a riunire sotto la guida, sotto la Santissima, ma giustamente accadute brutte cose. Giustamente ci sarà anche uno spam abbastanza aia, mi fa male, di L3 per cercare il bottino. Il bottino nascosto è sempre aiuto in un'area piccola, comunque permette di vedere. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? Come aveva accennato prima, infatti sta dicendo che arrivano sempre più demoni. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Everything farther in the valley was laid waste, including the Temple of Sacred Ashes. I suppose you'll see soon enough. Subito distrutto il corpo, va bene. Come potete vedere, avevano tipo meteoriti da questo squadro, che in realtà non sono vero proprio niente. Ma diciamo che c'è casino. E giustamente qua ci spuntano mostri vicini, demoni, e noi dovremmo anche difendere. Quindi otteniamo la prima arma, che giustamente è uno spadone della Madonna. R2 per attaccare. Tengo premuto per fare casino, per fare una combo. E una delle prime abilità che abbiamo è assolutamente una delle più forti, ovvero sbattere a terra i nemici. È molto forte, soprattutto a livelli più alti. È molto utile anche contro i nemici piccoli, diciamo. Drop your weapon now. Giustamente, siccome siamo dei prigionieri, ci chiede di abbassare l'arma, di gettarla. Quest'arma mi serve. A demon attacked me. What was I supposed to do? You don't need to fight. Are you saying it won't happen again? You're right. E giustamente dice che ho ragione. I cannot, ci mancherebbe. And I cannot expect you to be defenseless. I should remember you agreed to come willingly. Esatto, bravo, ricordati bene. L1 per pozioni, così andiamo a prendere però. Prendo su tutto io, chiaramente, però. Chiaramente spostamenti molto ampi o cose del genere ve li skipperò, perché comunque c'è molto da camminare, c'è molto da fare. Comunque adesso equipaggiamoci questa nuova cosa. Perfetto, abbiamo ucciso altri due. Raccolgo sempre tutto e continuiamo. Quello che ho appena raccolto, la radice elfica, sarà molto utile successivamente per potenziare le pozioni. E continuiamo sempre su contro i nemici questi. Per fortuna ho un po' d'armatura che mi protegge da danni del genere. Non lo atterriamo appunto con uno spirito, facciamo solo con lo fisico e vabbè, così. Comunque ci fanno abbastanza male, vero? Ok,
Perfetto. Who's fighting? You'll see soon. We must help them. Perché comunque diciamo che sono ancora, diciamo, non sono ancora proprietario di nulla. C'è un po' di gente, veniamo senza problemi. E qua già, diciamo che un primo membro del party involontario è Cassandra. E adesso poi mi dovrei curare, perché sarebbe il caso. Dovrei evitare di morire da stronzo. Questo è Varric. E quest'altro invece è Sola. Un elfo, a mio parere, abbastanza figo. Come vedete, ci ha preso la mano e ce l'ha puntata nel varco. È merito mio, del marchio vorrei dire. Allora posso aiutare davvero. At least this is good for something. Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Esattamente. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. E come vedete questo è Varric, un nano, ladro, storyteller, and occasionally unwelcome tag along. Che è anche un cantastorie e un gigione incredibile. Sei della chiesa? So che non è della chiesa, è semplicemente uno così. Chiaramente la prima cosa che noterei, è un piacere, direi io. It's good to meet you, Varric. You may reconsider that stance in time. Oh, I'm sure we'll become great friends in the valley, Chuckles. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. My name is Solas, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. Conosci il marchio? Questo lo chiederei anche io, in effetti, come ci ha impedito di morire. You seem to know a great deal about it all. Solas is an apostate. Well versed. È un mago eretico, fa niente. Technically, all mages are now apostates, Cassandra. My travels have allowed me to learn much of the Fade, far beyond the experience of any circle mage. I came to offer whatever help I can give with the breach. If it is not closed, we are all doomed, regardless of origin. Diciamo che la sa, no? La sa lunga, esattamente. Ammirevole da parte tua. That's a commendable attitude. Merely a sensible one. Although sense appears to be in short supply right now. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I have seen. Your prisoner is no mage. Indeed, I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Quindi, in fin dei conti, possediamo questo marchio magico che non è nient'altro che sprigiona magia, però noi non siamo in grado di gestire magia, perché non la siamo. Comunque, Bianca, per chi se lo fosse chiesto, è molto tranquilla che devo depredare. Bianca, come ha detto, così intanto mi cambio l'arma mentre parlo. Bianca è semplicemente quella che avete visto, la sua balestra. È una balestra molto particolare che possiede, diciamo, è una balestra doppia, possiamo dire, perché possiede quattro braccia. Non so come si chiamano adesso, però fin dei conti è abbastanza forte. Sa che so già che si parla. Comunque, andiamo avanti. Solas, secondo me, è un mago abbastanza figo. È un mago... non lo so, secondo me come mago ci può stare. Senza... tutto qua. Magari c'è qualcosa sempre di interessante. Diciamo che si può andare anche abbastanza in faccia a questi. Inutilmente, magari, Solas non ci sa curare. Perfetto.
I'm from Kirkwall, but you're from further east, maybe? Molto perspicace. That's quite the ear you have. I'm all kinds of impressive. E giustamente, visto che è un nano, la cosa di Varric, il carattere di Varric, nonostante sia un personaggio che c'è dal Dragon Age precedente, non è che mi piaccia troppo come nano. I nani li vedo un po' più alla Gimli del Signore degli Anelli, è difficile vederli come dei cantastorie che stanno a petto, cioè col pelo di fuori e cose del genere, quindi mi suona un po' strano sinceramente. Quindi quando verrà il suo momento, nonostante sia Varric, che è un personaggio sicuramente molto interessante anche solo per il fatto di avere la sua stessa balestra che ha un nome, Bianca, che più avanti magari nei suoi dialoghi si può sbloccare, farà la sua partenza e verrà sostituito dall'altro ladro che so come bloccare, ed è un elfo arciere ladro, secondo me ci sta. Altrimenti ce n'è un altro che è un semispetto, ma tutto è più avanti. So, are you innocent? Uno dei primi squarci che possono essere qui. Quickly! They keep coming! Help us! Allora, io così faccio il gradasso. E adesso, appena avrò ucciso questo, punterò a chiudere lo squarcio. Che semplicemente è un togliere di vita, fondamentalmente. Solo dopo aver eliminato tutti gli altri presenti. In teoria non è necessario un livello, sono avanzato di livello, non è necessario, ve lo dico già, eliminare tutti i nemici. Dovrebbe esserci anche per tutti i nostri altri compagni del party. No? No, ho detto una stupidata. Comunque, in ogni caso, non è necessario uccidere tutti i nemici. Lo si può fare a tuo rischio e pericolo. Perché chiaramente ti attaccheranno senza alcun rimorso. Le case di riferimento. Dove? Ok, qua. Sono qua. Diciamo che posso riempirla. Perfetto, ne dovrei avere 8. E adesso rubiamo, deprediamo. Giustamente ci fanno passare. Non vogliamo depredare. Bastone infuocato da accolito. Eccolo, un equipaggiamento per Solas. Ah, here they come. Sono loro. You made it. Chancellor Roderick, this is... I know who he... Come vedete, questo dagli abbigliamenti è un membro dell'Inquisizione. Perché chiaramente fa parte della Chiesa. E infatti vorrebbe... ci considera un eretico. You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead! We must elect a replacement and obey her orders on the matter. Giustamente, diciamo che questo vuole già menare le mani e prendere tutto. Giustamente, noi siamo qui per chiudere un varco. La prima cosa che mi viene in mente sarebbe il varco. Il problema è che al momento non comanda nessuno, però appunto chiederei del varco perché è il nostro punto fondamentale che è da chiudere. Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place. Che non è vero, sia chiaro. Call a retreat, seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. E qua dovremmo fare una scelta. With an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Ovvero dovremmo cercare, se non sbaglio, di decidere se perdere molte vite e chiudere il varco o altri. Il varco, come vedete, è parecchio grosso. Fa male, mancherebbe. How do you think we should proceed? Vuoi la mia opinione?
Veloce ma indiretto. I soldati fungeranno da diversivo. Il problema sarà risolto, ma potrebbero esserci delle vittime. Carichiamo con i soldati. Un attacco attento e prolungato. I soldati staranno con voi per mettere al sicuro il passaggio. Potremmo perdere alcuni esploratori. Allora, intanto vuoi la mia opinione? Now you're asking me what I think. You have the mark. Esatto. And you are the one we must keep alive. Since we cannot agree on our own. Sinceramente, pensando così, io preferirei non rischiare tanti soldati, visto che potrebbero tornare utili, soprattutto successivamente. È brutto da dire, ma preferisco sacrificare degli esploratori nel caso. I say we charge. I won't survive long enough for your trial. Whatever happens, happens now. Liliana, e questo diciamo che è un po' forte. Infatti Cassandra era della nostra idea, era simile a noi, cioè infatti ha approvato. E diciamo che appunto dobbiamo salire su questa montagna, che è abbastanza, comunque non è facile. Già nemici qua. Ok, provo a chiuderlo. E dai, non avevo premuto. Perfetto, abbiamo chiuso questo squarcio. Sealed as before. Stai diventando piuttosto abile. Let's hope it works on the big one. Lady Cassandra, you managed to close the rift. Well done. Ed eccolo qua, questo qua è Cullen. Cullen, diciamo, è il nostro comandante. È il nostro comandante di fiducia, si può dire. We've lost a lot of people getting you here. Serio? Lo spero anch'io. No, farò il possibile, farò il possibile. I can't promise anything, but I'll try my best. Esatto. That's all we can ask. Non chiediamo altro, ci mancherebbe. Should be clear. Liliana will try to meet you there. Then we'd best move quickly. Give us time, Commander. Maker watch over you. The Makers, il creatore, esattamente. Comunque, come vedete, i soldati le han pigliate. Comunque, noi siamo più forti della media, giustamente. E questo varco è bello, bello possente. Tanto. The Temple of Sacred Ashes. What's left of it? They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Ed eccola qui, siamo di nuovo senza elmo. Nelle cutscene saremo sempre senza elmo. C'è stata una grossa... Comunque, questo varco ha causato grande distruzione. Era il tempio, c'erano comunque i, come ormai ho già detto un paio di volte, c'erano i membri, i capi dei vari maghi e così via. E questo squarcio è molto più grosso degli altri due che abbiamo chiuso in precedenza. Squarcio, in realtà è varco, io l'ho chiamato squarcio in modo errato. You're here, thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. In questo modo dovremmo avere supporto per tutto quello che potrebbe uscire da questo varco, che è molto più grande. Molto più grande. Are you ready? Certo che sono pronto. Ditemi che cosa devo fare. Ci proverò. So cosa devo fare. I don't know if I can reach that, much less close it. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down, and be careful. Vabbè, non penso sarà molto difficile arrivarci sotto. Now is the hour of our victory.
Bring forth the sacrifice. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Eccoli qui. L'iridium, se non. L'irium rosso, che è come se fosse una sorta di malattia. Una pietra che porta comunque malattia, malanno. Non è sicuramente una cosa buona. Esatto, come stanno dicendo qua loro. Tenete fermo il sacrificio. Chiaramente non sta succedendo nulla di buono in questo momento. C'è una voce. Una voce dentro che, se avete un po' di intuito, esatto, era la Santissima. Diciamo che è stata come catturata in questo varco, diciamo che dopo diciamo la meteora che è arrivata. Esatto, è stata presa così. What's going on here? Da una figura nell'ombra. We have an intruder. Kill him now. Questa figura fatta di ombra con gli occhi rossi, tra l'altro, adesso ci ordina pure di ucciderci, ma. You were there. Who attacked? And the divine, is she? Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. Esatto. That means demons! Stand ready! Vabbè, abbiamo il supporto di personaggi secondari e terziari. Abbiamo anche gli arcieri. Vediamo cosa potrà uscire da questo varco. Giustamente sta facendo tutto da sé. Prova a chiuderlo. Ed eccolo qua. Bellissimo. Un demone. Bello grosso stavolta. Giustamente le frecce fanno poco e nulla. Direi che ce la possiamo prima un attimo gestire. Prima ce la dobbiamo un attimo gestire. Cassandra, fai le tue cose. Mi sa che... Ah, non la... No, lui tiro lungo, ma Cassandra... ok, provocalo. Solas invece ha già lanciato il suo incantesimo, mi sa. Va bene. Ok. Proverò a comunque fargli abbastanza danno. Perché, come potete vedere... We must strip its defenses. Wear it down. Esatto. In realtà non bisogna attaccarlo, bisogna far del male, diciamo così, parole povere, allo squarcio per distruggergli le difese e devastarlo. Io in realtà ho fatto male ad attaccare, ma bisogna devastarlo in questo modo. E adesso dovrebbe tornare alla difesa. È di livello più alto del nostro, chiaramente. Che sfida sarebbe. Giustamente qua non hanno neanche più una... Non hanno neanche più abilità. È immune a qualsiasi cosa, quindi è anche inutile stare qui. Non si può al massimo rallentare un minimo. Spero non gli torni la difesa almeno nel giro di pochi secondi. Spero di buffare quelli che sono vicini a me, che non mi ricordo assolutamente. Non mi ricordo perché sto facendo un po' di danno. Ok, adesso devo ritornare dallo squarcio e cercare di bloccarlo, però arrivano i demonetti, questi bastardi. Salute bassa, Solas, per favore. Bravissimo. Esatto, ecco la parata, cosa di buono. Fare un danno ingente dopo che ho preso una parata. Adesso uccidiamo questi e vediamo di togliere la cura al demone, cioè togliere l'immunità al demone. Che è molto forte. È anche impossibile atterrare, ma mi fa comunque più danno.
Luke, per carità. Ce l'hai qualcosa? Faglielo. Buttagli tutto addosso. È il raro caso di... Tutto quello che avete. Anche perché non posso fare una parata contro una bestia di queste dimensioni. Giustamente. Ecco, gli è tornata la difesa. Allora, boom, così. Adesso vediamo. Ok, perfetto. Non posso usare altre volte. Sbagliato. Fa tutto quello che hai, Varric. Carcio. Bellissimo che il mago in teoria tutto l'aspetto che è una persona che comunque è abbastanza anziana, che combatte in modo così, invece vedi Solas che proprio se ne frega e fa degli attacchi dell'incredibile insieme alle fruste. Io le vedo come fruste, i suoi attacchi elettrici li vedo come delle fruste. Dai che quanto un pochino di vita. Per lui va. Ok, dovrebbe... Dai. Ah, partita la... Demone della superbia. Codice sbloccato. E poi me lo leggerò io e massimo vi spiego. Ok, dovremmo aver chiuso lo squarcio. Era veramente bello grosso. Siamo svenuti, ok. E ci risvegliamo. Vediamo che succede di bello. Oh. I didn't know you were awake, I swear. Spaventatissimo. Dove mi trovo sarebbe la prima cosa che mi verrebbe da chiedere. Is this another prison? No. I mean, I don't think so. Then where am I? Tell me. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You're back in Haven, my lord. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. Direi quindi la situazione è andata per il meglio mentre siamo svenuti. Ora cosa succederà? Allora siamo salvi, perché direi che abbiamo fatto una buona cosa. Then the danger is over. The breach is still in the sky, but that's what they say. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said at once. And where is she? In the Chantry with the Lord Chancellor. At once, she said. Okay, perfetto, ci siamo svegliati. E diciamo che, allora, De Preda, questo che cos'è? Semplicemente radice elfica per le cure. Carichi speciali. Carichi speciali che cosa sono? Sono semplicemente DLC. Vi faccio vedere senza problemi DLC, perché prendendolo su PS4 ho sbloccato queste cose bellissime. Chiaramente, come potete vedere, sono un po' forti, ma neanche troppo. Diciamo che è come cominciare con un boost, quindi non è assolutamente niente di che, quindi si equipaggia assolutamente senza problemi. Il mago dice che il cerchio pulsa di magia sconosciuta. La presenza di Zeprai come prevenzione. Comunque, in ogni caso, usciamo qui e guardate la bellezza. Se c'è una cosa che è figa di questo gioco, che vi posso assicurare, è che non vi sentirete un nessuno. Questo ve lo posso assicurare. Sicuramente ci sono dei momenti di questo gioco dove proprio wow, tutti ci guardano, ci portano rispetto. L'araldo di Andraste. E con questa frase dell'araldo di Andraste, io direi che per il momento vi posso lasciare con questo scorcio e un varco, comunque, che è là. Vi posso lasciare con questo scorcio e ci vediamo sicuramente più avanti per cercare di andare a scoprire in quella chiesa cosa è successo e soprattutto gli altri cosa possono dirci.
Per il momento vi saluto, ci vediamo in un prossimo episodio.